Il Golfo dei Poeti farà da scenario alla 48esima edizione del Festival Internazionale del Jazz della Spezia dal 1 al 17 di luglio. La manifestazione, promossa da Comune della Spezia e Fondazione Cari Spezia, abbraccerà anche i comuni di Lerici e Portovenere per un festival sempre più innovativo ed ampio nel suo genere. Due appuntamenti veramente eccezionali, la curiosità di vedere all'opera la Philadelphia Orchestra, che è veramente un complesso importante con tanti elementi, ma soprattutto due artisti veramente di qualità. E poi l'appuntamento con il Reading, con un artista eccezionale che sicuramente si saprà sorprendere. È importante la manifestazione per quello che attiene un po' quella coesione che dobbiamo acquisire nel ragionare un po' oltre i nostri confini e a cominciare a pianificare come Golfo dei Poeti, come Lerici, Spezia e Portovenere assieme. Direzione artistica affidata sempre ad Italo Leali. Sono 3 anni che portiamo avanti questo progetto, devo dire i risultati sono straordinari e ci auguriamo anche per il futuro di poter continuare e perché no incrementare questo progetto. La kermesse musicale partirà il 1 luglio da Portovenere in Piazza Bastreri con il Philadelphia Jazz Orchestra, per concludersi il 17 luglio allo Spazio Boss della Pinettina al Central Land della Spezia con il tributo a Tiberio Nicola. Nel mezzo una contaminazione di generi, dalla musica jazz al teatro, alla letteratura, arrivando al rock. All'interno 3 reading teatrali, Yaya Forte a Portovenere, Peppe Servillo al Porto Mirabello, Anna Bonaiuto a Lerici in Piazza San Giorgio. E poi Rosario Giuliani Sextet, Javier Girotto Quartet, Fabio Zeppetella Trio, giusto per citarne alcuni. È un'occasione molto importante perché ci offre l'opportunità di costruire un'occasione di convergenza appunto con altre realtà territoriali affini, non su disegni o generali impegni, ma su una cosa specifica, appunto questo così importante appuntamento. Fondamentale l'apporto quindi della Fondazione Cari Spezia e da quest'anno anche della Cassa di Risparmio della Spezia. Parte il 48esimo numero del Festival Internazionale del Jazz con una buona rincorsa per arrivare fra 2 anni a un 50esimo che dovremmo cominciare a pensare di celebrare nel modo giusto. Mi fa piacere che per la prima volta Cari Spezia collabori con Fondazione Cari Spezia alla promozione dell'evento Festival del Jazz, perché come ben sappiamo l'attenzione è sempre stata alta da parte di Cari Spezia e Fondazione a promuovere eventi che abbiano una ricaduta culturale di rilievo sul territorio.